È il 2014. Nell'ex Cinema Capitol di Bologna danno la storia della principessa splendente, indicato da ogni pubblicità come l'ultimo film di Sao Takahata. Sono sulla sedia ad osservare senza emettere un fiato e quando cade il sipario scopro di non riuscire a muovermi. Il mio caro amico Lorenzo mi dice che è finito, che sono terminati pure i titoli di coda e sarebbe ora di tornarsene a casa, ma non ce la faccio. Io quella sala non volevo lasciarla. Il mio corpo ci provava, ma la mente rispondeva che uscire avrebbe significato abbandonare per sempre una persona a cui non volevo dire addio. Perché io Sao Takahata purtroppo non lo conoscerò mai, ma la sua arte mi ha cambiato la vita. Sin da quando sono piccolo, con Heidi o Anna dai capelli rossi, fino ad arrivare a quando nell'età adulta la visione dei suoi lungometraggi mi ha aiutato a capire il valore della vita e delle persone che mi stanno accanto. Alla fine però, anche per non farmi cacciare dal cinema, ho preso coraggio, fatto un inchino e mi sono avviato verso l'uscita, alla stessa identica maniera in cui 9 anni dopo il marito del ragazzo Lerone ha deciso di uscire dalla sua stanza ed entrare nel mondo. Oggi dunque spalancherò le porte del mio cuore per raccontarvi quella che nella mia esperienza è la storia più bella ed umana che io abbia mai ascoltato. Ci rivediamo, cowboy spaziali. Io sono come al solito il vostro Italo e oggi si piange tanto. Io vi ho avvertito, declino ogni responsabilità e vi invito come al solito a cliccare sul tasto iscriviti, non dimenticandovi di fare altrettanto con la campanella, perché sennò queste botte d'allegria vi arrivano in ritardo. E poi non piangete con me, io ci rimango male e devo venirvi a cercare a casa. Lasciate un like, un commento e una condivisione, non solo per far girare il video, ma anche per far conoscere il film più bello dell'esistenza a chi ancora non ci ha appoggiato lo sguardo sopra. E ricordatevi anche di seguirmi su Telegram per avere tante chicche sui contenuti a cui lavoro e di supportarmi anche su Animated Time, il canale che condivido assieme a quei due brutti ceffi di Paolo e Giaccio. Ma adesso, prepariamoci, perché dalla luna stanno venendo a prenderci. Agosto 1999. Dopo un mese dall'uscita nelle sale, I miei vicini di Yamada risulta un flop di grosse proporzioni. L'incasso di 1,5 miliardi di yen è piuttosto buono per il botteghino giapponese, ma a fronte di un budget di 2 miliardi per la sola produzione, causa comunque un ammanco considerevole allo studio Ghibli. Nonostante questo, incassato il colpo senza troppe preoccupazioni, perché quelle doveva addossarsele sempre il grande Toshio Suzuki, Isao Takahata inizia a pensare quasi subito al soggetto del suo prossimo film. Inizialmente vorrebbe realizzare un lungometraggio basato su Leike Monogatari, un progetto a cui in verità teneva tantissimo. Malgrado il ritiro, poco prima di morire stava lavorando a un cortometraggio ispirato proprio a quella storia, venendo costretto ad abbandonare solo per il peggioramento delle sue condizioni di salute. Osamu Tanabe, storico animatore Ghibli spesso coinvolto nella preproduzione dei film di Takahata, si rifiuta però di lavorare ad un soggetto tanto violento e fuori dalle sue corde. La versione ghibliana di Leike non prenderà neppure forma, spedendo il grande Sao in un periodo d'impasse che durerà qualche anno e che inizierà a formare l'immagine tutta moderna di un Pakusan che fa qualsiasi cosa pur di non lavorare. Nel 2005 sembra arrivare però la svolta. Toshio Suzuki, che voleva vedere un nuovo film del regista quasi più di quanto lui volesse realizzarlo, si ricorda infatti di un aneddoto risalente ai tempi in cui Takahata militava nelle fila della Toei. Subito dopo l'ingresso di Pakusan nel 59, la dirigenza aveva infatti opzionato un film basato sul Taketori Monogatari, un racconto popolare incentrato su un essere celestiale che viene trovato in forma di bambina all'interno di un bambù e cresciuto da due anziani finché non arriva il momento di ritornare da dove è venuto. L'adattamento cinematografico doveva essere diretto dal celebre Tomu Uchida, regista di live action di successo che tuttavia in virtù di un carattere fumantino finiva per scontrarsi molto spesso con le alte sfere dello studio. Proprio a causa di questa reticenza e forse anche per i crescenti disordini che hanno poi portato nel 68 all'uscita del primo lungometraggio di Isao, l'idea viene però abbandonata e mai più ripresa. Suzuki dunque si ricorda di questa storiella raccontatagli dall'amico e decide a sua volta di fargliela presente per trovare un soggetto a cui possa dedicarsi. Takahata, che ha messo un piccolo riferimento al Taketori negli Yamada, non è in realtà convintissimo, ma si lascia trascinare dai soliti modi del produttore. Su ordine di Suzuki si affianca dunque il
il giovanissimo Taku Kishimoto, un assistente di produzione a cui Takata, pur di non sviluppare alcunché riguardo al film, farà addirittura cambiare mestiere. Kishimoto racconta infatti che nonostante stesse tutto il giorno a seguire il regista per farlo mettere al lavoro, Baku-san non parlava mai del progetto ed anzi diceva di non aver mai accettato di fare da regista. La frase da inserire negli annali dell'animazione giapponese è stata proprio: ho detto che era un buon progetto, mai che volessi dirigerlo. Visto quindi che Taku non faceva altro che ossessionarlo, un bel giorno gli chiede di trasformare una pagina del romanzo in sceneggiatura. Forse in maniera genuina, molto più probabilmente per toglierselo di torno, Isao accoglie il tentativo con grande entusiasmo e fa scoprire a Kishimoto la sua vera vocazione. No, non è tornato indietro nel tempo, ha cambiato il nome in Musashi e ha creato Naruto. Taku Kishimoto oggi è uno sceneggiatore piuttosto gettonato nel mondo degli anime. Firma di serie popolari come Haikyuu e ottimi originali quali 91 Days o Bushigiri. Per quanto questo permetterà al trentenne di spiccare il volo verso altre lidi, per il progetto pensato da Suzuki significa morte certa, anche per via di un'ennesima reticenza da parte di Tanabe, che non riusciva ad immaginarsi l'estetica del film. L'idea di trasporre il Taketori viene scartata alla fine del 2005, riportando il progetto al punto di partenza. Un anno dopo, a seguito del debutto cinematografico di Goro Miyazaki, che non andò proprio benissimo, Suzuki decide di riprovarci, ordinando anche ad un altro produttore di trovare il modo di piazzare il sedere di Baku-san dietro una scrivania. Yoshiaki Nishimura, attuale presidente dello studio Ponok, è fortunatamente una scelta meno infelice di Taku. Il grande Sao continuerà infatti a lavorare al suo fianco fino alla morte, avviando i lavori sul corto di Eike Monogatari proprio con lui. Per il progresso del film, tuttavia, questo nuovo intenso legame non significa poi molto. Quando infatti Suzuki propone come soggetto un adattamento del romanzo Yanagibashi Monogatari e Tanabe nel 2007 completa i design, Takata si rifiuta categoricamente di lavorarci e ribatte con un progetto basato su The Birth of a Lullaby del folclorista Norio Akasaka. Ovviamente, dopo un intero anno di produzione, decide che farne un film è troppo difficile e fa mettere in prescrizione pure questo caso. Quindi, nel 2008, come raccontato da Nishimura, si ritorna probabilmente per disperazione al Taketori Monogatari. Immagino che il motivo sia quello perché Takata in verità non sembra più così volenteroso di concentrarsi sul nuovo film. Malgrado il documentario Il Regno dei Sogni e della Follia ce ne racconti esclusivamente le fughe, il maestro era un uomo molto impegnato. Docente di ruolo alla Nihon University, ricercatore alla Gakushuin, traduttore di due libri di Peuve e del film di Michel Ocelocchi di Kue la strega Karabà, teorico dell'animazione con diverse pubblicazioni all'attivo. Nel 2009 infatti Wanami Shoten pubblicherà due suoi libri proprio nel momento in cui Nishimura rischia un esaurimento nervoso. Taku Kishimoto ha infatti abbandonato studio e progetto per debuttare come sceneggiatore su Usagi Drop e i lavori sull'adattamento del Taketori stentano a partire davvero. Il produttore decide quindi di prendere in mano la situazione e scrive assieme all'amico Yoshiki Sakurai una prima bozza preliminare che presenta immediatamente a Takata. Il regista ovviamente la boccia, e forse per evitare che il progetto partisse veramente, forse stimolato dall'intraprendenza del producer, sceglie di occuparsi personalmente del testo, come d'altronde ha sempre fatto. A questo punto, affiancato da Rika Sakaguchi per velocizzare i tempi, a settembre una stanza dello studio 1 viene assegnata alla preparazione del film e a ottobre, tra i media, viene fatta girare la notizia che il grande Takata sta realizzando un film basato sul Taketori Monogatari. Il Weekly Bunshun contatta dunque il regista per saperne di più e Takata, con calma serafica, afferma che per completarlo ci vorrà un sacco di tempo. La sua intenzione è infatti quella di proseguire i discorsi estetici avviati con i miei vicini di Yamada, proponendo uno stile visivo che si avvicina, oltre che all'animazione di Frederick Beck, anche al famoso Chojugiga, il rotolo illustrato risalente al XIII secolo che secondo molti ha fatto da base per il manga moderno. E alla base di questa estetica così peculiare ed atipica per lo studio Ghibli è di creare un coinvolgimento emozionale attraverso immagini che richiamano la realtà senza aderire forzatamente a modalità realistiche di rappresentazione. Attraverso la morbidezza del tratto e i soffici dettagli dei volti, Takata vuole che lo spettatore intraveda pezzi della sua esistenza venendo amabilmente cullato e
irrimediabilmente scosso. Capirete bene che sviluppare un'intera estetica attorno a questo concetto è un lavoro quasi senza precedenti, che dunque richiede un tempo di lavorazione altissimo e uno staff capace di interpretare a menadito un'idea così complessa e stratificata. Per quanto fosse un maestro dell'animazione, Takata non è mai stato né un animatore né un disegnatore. Persino i suoi storyboard erano disegnati da altre persone, a confermare l'immensa fiducia che gli poneva nei suoi più stretti collaboratori. Così, col supporto della Sakaguchi, ad aprile del 2010 viene completata una bozza preliminare che porta a stabilire uno studio dedicato e a formare un team, con il bravissimo Kazuo Oga nominato direttore artistico della pellicola. I progressi rimangono tuttavia piuttosto lenti e per spronare l'amico a velocizzare il processo di creazione, Suzuki opera due scelte. La prima è quella di ordinare un pilota per valutare almeno la visione complessiva, ma il risultato è piuttosto insoddisfacente e sembra anche difficile da sviluppare. Come racconta nel bellissimo I geni dello studio Ghibli, Toshio decide quindi di ricorrere alla carta sentimenti e siccome anche Hayao Miyazaki si sta mettendo al lavoro su quello che poi non è stato il suo ultimo film, propone a Pakusan un ritorno al passato. All'epoca dell'uscita di Totoro e della Tomba delle Lucciole, lo studio aveva infatti organizzato un lancio simultaneo con doppia proiezione. Riutilizzare la medesima tattica con i film conclusivi dei due registi avrebbe sicuramente portato un'enorme attenzione da parte del pubblico, ma proprio per questo motivo Takata si rifiuta. Non vuole ricorrere ad un simile stratagemma e pur subendo le parole del produttore come sempre, non accelera in nessun modo i processi creativi. Nishimura racconta che in questo periodo Suzuki aveva iniziato a perdere la pazienza ed era arrivato addirittura a considerare il licenziamento del collega di una vita, perché il completamento del film doveva venire prima di qualsiasi desiderio personale. Fortunatamente, nel marzo del 2013, gli storyboard vengono finalmente completati e la data d'uscita fissata al 23 novembre. La storia della principessa splendente vede la luce andando incontro ad un flop piuttosto scontato. Il costo di 5 miliardi di yen è stato infatti fino a poco tempo fa il più alto mai speso per un lungometraggio animato in Giappone e senza l'imponente nome di Miyazaki, che ha poi permesso al ragazzo Elerone di rientrare di una spesa ancora maggiore, Kaguya Hime era destinato a un incasso considerevolmente più basso del budget. Ma perché, al di là di quanto detto da Suzuki, Pakusan ci ha messo così tanto a realizzare questo film? Provate a mettervi nei panni di una persona che vede il tempo scorrere e prende consapevolezza del fatto che la sua vita sta finendo. Isao Takahata, nelle parole del figlio, era una persona veramente felice. Non è quindi difficile rivedere la sua essenza e la sua voglia di vivere nella protagonista di questa storia, una principessa del popolo della luna che viene trovata da un tagliatore di bambù all'interno di una delle canne che stava per raccogliere. Mutata da piccola principessina ad infante nel giro di pochi istanti, viene interpretata dall'anziano come un segnale divino e portata in casa dalla moglie per essere accudita nel migliore dei modi. Nel piccolo villaggio in cui abitano, la piccola diventa rapidamente un'adolescente gioiosa che gode della compagnia di ragazzini rozzi ma simpatici, simbolo a loro volta di una genuinità che appartiene da sempre all'uomo. Quella con cui la principessa entra inizialmente in contatto è l'umanità più semplice, quella che riesce a trovare felicità e allegria anche nelle azioni più elementari. Takata nei suoi film ha spesso parlato di come il ritorno alla natura conceda all'uomo un'opportunità per capirsi e ragionare veramente su chi siamo, traendo dalle origini della nostra specie una motivazione per andare avanti. In Kaguya Hime invece il punto di partenza dell'intera vicenda è proprio questa forma primitiva d'amore. La principessa osserva infatti un ambiente idilliaco in cui si possono percepire le emozioni di ogni singolo gesto, perché l'influenza di tutto ciò che è artificiale è creato per fare leva sulle vanità, sul bisogno di comodità, sulle ambizioni moderne. In quei luoghi non ci è arrivata e non ci arriverà mai. È un contesto semplicistico e forse anche fin troppo ideale, che Takata però rende reale attraverso i rapporti, le invidie, le prese in giro e tutti quei piccoli elementi che fanno indubbiamente parte del nostro essere tanto quanto i dettagli generalmente ritenuti positivi. La felicità è il risultato di un dolore disperato, dell'impegno messo da ogni singola persona per capire cosa la costituisce a livello personale. C'è chi è felice per il denaro, chi per l'abbraccio di una persona amata, chi per un traguardo lavorativo. Un concetto unico di felicità non esiste, ed anzi è proprio ciò che ci allontana maggiormente dal visualizzare la nostra. Non è un obiettivo preciso,
ma qualcosa che si costruisce nel tempo. Per la principessa però gli anni passano molto più veloci del normale, e quando il padre adottivo trova nel bambù dei vestiti sfarzosi e tantissime pepite d'oro, lo interpreta proprio come il segno su cui costruire la felicità della figlia. E qui nasce un primo problema: quel che è giusto per te non lo è necessariamente anche per le persone che ami. Il tagliatore di bambù non prova neanche a chiedere alla ragazza la sua opinione in merito, vede lo sfarzo delle sue origini e determina automaticamente la sua appartenenza a una vita differente da quella di un piccolo villaggio rurale. D'altronde, più siamo andati avanti, più ci siamo legati ad una felicità materiale, data dal numero di possedimenti che abbiamo, dalla loro qualità o dalla posizione gerarchica ricoperta. Perché se è vero che la divisione in classi è un concetto arcaico e superato grazie al grado di libertà concesso praticamente a tutti, è altrettanto autentica la divisione tra ricchi e poveri, tra fighi e sfigati, tra vincenti e perdenti. In favore della comodità e dell'apparenza, l'essere umano ha edificato un palazzo altissimo che chiunque dovrebbe avere il desiderio di scalare, perché alcune delle persone che ci sono arrivate dicono che la vista è bellissima. Purtroppo però, quelle che invece sono cadute non hanno più l'opportunità di mettere in guardia che lo fa per disperazione. Perché sì, anche nel potere e nel denaro si può trovare la propria felicità. Semplicemente non è una verità applicabile a tutti. In un Giappone ancora immerso in una struttura divisiva, è piuttosto facile cedere alla tentazione di ergersi sopra gli altri. Per motivi dunque più personali di una reale attenzione nei confronti della principessa, l'intera famiglia si trasferisce in un palazzo scintillante con tanto di servitù e la protagonista viene rinominata Principessa Splendente. Costretta ad acquisire un'educazione che si addica al suo rango, la ragazza inizia a sentirsi sempre più fuori luogo in questa gabbia d'avorio che altri hanno desiderato per lei. Non può esprimersi, non può essere la versione di sé che più adorava, e man mano la sua permanenza in un mondo di cui non fa realmente parte diviene sempre meno sensata. Anche se non ci viene mai rivelato con chiarezza, Kaguya-hime è scesa dal suo scranno lunare per vivere, per ridere, piangere, per provare tutte le emozioni di cui è capace un essere umano. Il suo intento non era quello di ricoprire un ruolo come spesso ci capita di desiderare per capire veramente chi siamo. Non appartenendo realmente al nostro mondo, non ne aveva neanche necessità. Al massimo voleva essere figlia, moglie, madre. E no, c'entra una sega il patriarcato. È che l'amore tante volte basta a darti quello di cui hai bisogno. L'abbraccio di un padre, il calore della persona amata, il sorriso di un figlio. Sotto sotto sono queste le cose che più bramiamo. Il rifiuto della principessa nel godere degli oggetti e della spropositata attenzione che la circonda è dunque tremendamente significativo. Perché anche se viene corteggiata da uomini potentissimi e selezionata dall'imperatore come sua consorte, nessuno di questi eventi ha valore per la sua felicità. Tra le tante scene meravigliose da cui è composto il film, tre sono quelle che riescono a interpretare maggiormente questo messaggio con la potenza dell'animazione. La prima, e questa cosa non la sentirete mai più uscire dalla mia bocca perché odio essere così tranchant, è tra le più belle che io abbia mai visto. Negli stadi iniziali del suo trasferimento, la protagonista origlia i vari nobiluomini raccolti dal padre mentre lo umiliano con frasi ingiuriose e critiche nei confronti della sua provenienza, iniziando a convincersi che tutto ciò che ha ottenuto è semplicemente falso. Shinji Hashimoto, tra i più bravi animatori del Giappone, descrive la crescente disperazione offrendo un primo piano in cui i lineamenti della principessa iniziano a tremare. Il disegno inizia a sfibrarsi, a muoversi in una danza spiazzante, finché, scossa dall'incapacità di sopportare il dolore che sta causando agli altri, la protagonista spezza un piatto ornamentale e comincia a correre furiosamente verso l'uscita del castello. Mentre le porte vengono divelte una dopo l'altra e le vesti sfarzose che la ricoprivano vengono lasciate alle sue spalle, le fattizie umane della ragazza si deformano in un gesto che ne rivela la sofferenza con una forza che non fa prigionieri. Alla fine, dopo aver percorso chilometri a piedi per tornare al suo luogo d'origine, scopre che tutte le persone che conosceva se ne sono andate ormai da tempo. Nella seconda scena, il padre adottivo cerca di convincere in tutti i modi la principessa ad accettare l'avanzo dell'imperatore in virtù dell'incredibile felicità che le regalerebbe. La protagonista, tuttavia, ribatte con una frase che non lascia spazio ad interpretazioni. Nel caso in cui ricevere la nomina dal Mikado dovesse fare la vostra felicità, padre mio, io mi metterò una volta alle dipendenze del Mikado, mi accerterò che voi, padre mio, riceviate la nomina, e a quel punto
morirò. È una presa di posizione spiazzante che i genitori faticano a comprendere dato lo status quo della società in cui vivono. La principessa vuole essere fedele a se stessa e passare il poco tempo che le rimane nel modo più soddisfacente, ma semplicemente non può. Lo strato sociale in cui vive non consente di essere se stessi perché c'è sempre una facciata da mantenere, perché l'artificio è più importante di ogni sentimento e se viene meno quello, viene meno anche ogni ragione di circondarsi di ogni finta bellezza. Nella terza, infatti, Kaguya Hime decide di tornare tra le braccia di Sutemaru, ragazzo che aveva conosciuto durante la sua adolescenza e di cui si era innamorata. Avendo dovuto spingere via quell'amore per il volere del padre, sceglie in vista del suo destino di scappare con lui. Mentre sono in volo verso Lidi Migliori, però, capisce che per quanto forte possa stringerla, non farà mai più parte della sua felicità. Cade in acqua e Sutemaru si risveglia nei campi come scosso da un brutto sogno, mentre suo figlio lo chiama. E così arriviamo al finale, o meglio, alla realizzazione che tutto ciò che abbiamo costruito ci verrà tolto nel momento in cui saremo costretti ad andarcene. C'è un dettaglio però fondamentale. Nell'originale, la principessa torna sulla luna senza alcun rimorso. Indossa una veste fatta di piume e vola nel cielo assieme ai suoi compagni, lasciandosi indietro tutto ciò che ha fatto. Nel film di Takahata invece Kaguya Hime non vuole lasciare la terra per nessun motivo al mondo, e anche se al ritorno non ricorderà più nulla di quello che ha vissuto, ci viene detto che non verrà mai abbandonata dalla nostalgia per ciò che ha provato. Soprattutto, sembrerà strano, per il dolore. La felicità d'altronde è il risultato della capacità di soffrire. È un fiore che cresce in un ambiente ostile e diventa rigoglioso nonostante l'opposizione di tutto quello che gli sta attorno. Se non ci sporchiamo, non potremo mai essere puliti. E infatti, per il sottoscritto, rivedere la storia della principessa splendente dopo 10 anni è stata un'enorme sofferenza. In questo lasso di tempo non ho mai voluto rivederlo, sia perché ogni singola scena mi è rimasta impressa nel cervello in ogni minimo dettaglio, sia perché da quando Pakusan è stato richiamato sulla luna, io ho una enorme paura a confrontarmi con ciò che ha lasciato. Il coraggio, oltre alla necessità di fare questo video che mi sono sempre rifiutato di fare perché non mi credevo all'altezza del compito, me l'ha dato Il ragazzo e l'Erone. Anche se diversi, sono due film speculari che raccontano le vite dei due creatori, concentrandosi sull'idea che per arrivare a vedere la bellezza che ti sta attorno, devi vivere. Perché anche quando ti verranno a prendere, non te andrai mai davvero. Se vivi, rimani. Se vivi, la porta che hai tenuto chiusa per tutto il tempo che è servito si spalancherà davanti a te, rivelando che quel che hai provato fino ad adesso non è un peso, è la tua eredità. Io mi chiamo Italo Scagnello, ho quasi 30 anni e sono depresso da quando ne avevo 22. Vengo da una stirpe di brave persone che ha sempre soppresso il dolore per non farlo pesare ad altri, perché devi andare avanti senza dare fastidio a nessuno. In onore dell'indicibile sofferenza che mio nonno Annunzia e mio nonno Giuseppe hanno sempre nascosto ai loro adorati nipoti, della morte di mio nonno Italo, che non ho mai conosciuto, ma che sarebbe stato contentissimo di sapere che porto il suo nome, di quell'adorabile smemorata di mia nonna Teresa, e soprattutto di quanto mia madre Maria e mio padre Vincenzo hanno combattuto contro la voglia di cedere, io ho deciso di spezzare la catena. Dentro di me c'è il malessere di intere generazioni, che però, come diceva Primo Brown, è strumento per risalire e reagire adesso. Non è un peso, è la mia eredità. E io voglio usarla per raccontare storie che a loro volta sono il lascito di persone che hanno usato il dolore per unire, per ispirare e per amare. Perché Isao Takahata non lo conoscerò mai, ma non importa. Ho guardato in fondo alla sua anima e ci ho visto il sorriso di una persona veramente felice. Spero di fare quello che serve affinché quando me ne sono andato si possa dire lo stesso di me e delle persone che mi stanno attorno, anche di quelle che non mi apprezzano e che nonostante questo hanno come me l'obiettivo di navigare oltre le colonne d'Ercole. Quello che ci aspetta è esattamente quello che abbiamo sempre cercato, e se permettete, è arrivato per me il momento di andare a prendermi.